Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazer. Nous sommes des gens infréquentables. Ça y est, nous y sommes. Bonjour à tous, ici mon Assa Yveli Julie Rivoab, bonjour à vous Sébastien. Bonjour à vous, bonjour à tous, et bienvenue au programme de l'Otia d'Adi Mars. Au programme, je vous remercie de vous parler de cette réforme de Ridirade qui a fait valoir paraît des milliers de personnes en Carudio, en Corsica. Ridirade, le prix de la vie dans ce contexte de l'abignante sociale, bolera au mic, nous parlerons avec François Duigil de l'UNSA de Corsica. Parleremo di noi, come sempre, di politica e di relazione che si scudra tra le leti corsi e il governo. Volteremo nante le visite di Gérald Darmanin in Corsica e nante lo scontro barigino. Ma parleremo di noi di Risa e di Magagna, una tradizione arraigata assai in Corsica. Volteremo in del passato, da un radaggio di Tantan Pasqualini a Nadale Rocchiccioli, che lotti a pensare nante la società isolana e scarzosi, non sono mancati a cominciare per quello di un nostro invitato che ne ha fatto un mistero a ridere da Elo, una vuole via, il famoso Hubert Tempête. Buonasera, Hubert. Buonasera, Busade. Allora, vi presentiamo la corte a Hubert Barba, ho detto Tempête, più di 60 anni di scena, a Faride, a Gorsigazane e anche al di là. Hai designato più di 800 testi, canzoni, magagne e tant'altri. Oramai hai 84 anni e continuate a girare a Gorsigazane. Siete stato vitrier, fattore, ristoratore, artista sempre, babbo di due violi e anche babone. Una vita da ragazzi, infine. Baba. Che la duri. Come le fatta a fare tutto questo? Non ne so io. Non c'è da voler parlare appena di più con tu. Eh? C'è da voler parlare appena di più. Se vuoi che parlo. Dopo non si resta più. No, dopo parlare. Dopo la macchina. Ha seguito l'attualità appena per... L'attualità mica sai. No? Mica sai. Mo quasi o pa così. E quando le vasce, per fare le vostre canzoni, spesso bisogna impegnato di l'attualità. L'attualità è vera. La verità c'era cosa si passava, c'erano i giornali, dopo c'erano buttati in dei cheruggi, in dei vari, tutto questo, poi si imparava tutto. E di Azugedà, di vedere come la biagia Azugedà, a maniera di campare? No? Sicuro, all'epoca era così. Abbiamo dato l'occasione di ridiappare l'attualità di questo mese scorso con Susapping fatto da Lionel Lugiani e Rosanne Morer. Soi primi bassi di Ber Alessandri, vora di Amore Brigion. Emmanuel Macron è scalato piazza Beauvau durante un'ora e quarto. Il presidente della Repubblica pone i limiti alle discussioni. Alain Ferrand, di 62 ans, entrevoit donc l'espoir de recouvrer partiellement la liberté. C'est un geste symbolique. Il est venu, il est resté un bon moment, il a prouvé qu'il s'intéressait à la situation. I dissensioni tra nazionalisti sa fa cagna l'Assemblea Nazionale. Colpa sa proposta il di Paul André Colombani è firmata da Jean-Félix Acquaviva, ma mica da Michel Castellani. Le MMA n'a été légalisé en France qu'en 2020. Depuis, la pratique s'est institutionnalisée. Moi, on ne peut pas me demander de signer un texte auquel je n'ai pas été associé, qui ignore jusqu'à l'existence de l'hôpital de Bastia. On n'est pas déçus parce qu'il y a du beau spectacle, il y a beaucoup d'engagement et c'est très beau. À Olmeto, le mythique feu ne passera plus au rouge avant le 25 février. Une expérience qui n'a visiblement pas convaincu. La municipalité a décidé d'y mettre fin prématurément. Il s'est un petit peu loupé là, Fred André. Il s'est un petit peu loupé. Il a peut-être voulu en faire trop. Malheureusement, Bastia ne fait pas partie des quatre villes finalistes sélectionnées pour représenter la France, pour être capitale européenne de la culture. Hier soir, et c'est très rare, la guerrière Anne-Marie Natali a un peu fondu l'armure. Comme l'avait annoncé Météo France, la tempête Larissa s'est renforcée au cours de la nuit. Un caractère frontal qui finalement semble avoir plu à ses comparses de droite et à ses adversaires politiques de tous bords. Le Cap Corse est habitué au vent violent, mais l'intensité de la tempête Larissa a surpris.
Tout doit être rangé au millimètre, car sur ces tables, les jurés vont déguster les vins qui seront récompensés ou pas. Au 1er mars, toutes les stations-service totales du pays plafonneront le prix du litre de sans-plomb et de diesel à 1,99€, une mesure qui ne s'appliquera pas dans l'île. Alors, bien évidemment, il est important d'être là, parce que c'est quand même une... L'indépendance, senza l'essence, cuma e mudava. Alors Hubert, à spesso où l'artiste si sont engagés in politica per certe lotte per i prigionieri o anche per d'altri affari, voi un nemico sta do gaso perché? Non so mica perché così, ma famo cubo così entra me tu ne parlavamo appena, ma mi sono mai mangiato hai cantato un debrigio, hai cantato dappertutto, hai conosciuto tutti, eh. E a litiga cu i politica de orte si sono ammusciati e hanno preso male le vostre canzoni tutto qui? No, c'è stato che... No, manco una, nemmo. C'è stato una cameria che... Ci hanno portato, volevano portare tante mantine, mica. A me mi hanno trattato di poeta del canivù. E io ti ho finito il canivù. E io continuo a restare, perché se lo so l'andrò, è inizio del soccorso. E mi ha voluto andare alla vostra carriera e quelli che hanno fatto la magagna come voi a vostra epica, voltiamo in passato di tempo di memoria. Alors, si j'espère que ma gagne est nata in Corsica, imo suento, in Cherudio, in caffè o anche in dei gabarets, come quello di Dentin Pasqualino, o Radadio, o Nadale Rocchiccioli, o poi Tempetta Rebica di Urancio Mangano, e Podo, Budino. Alors, buttiamo in queste stande sceme di rise e di memoria, gli acconciato da Lionel Luciani e da Rosan Morer. A Corsica, sempre a primo, noi, non si accogliusce, avevo già inventato magari. Un ecco cornuto. Chi c'è? Le tango corse. C'è o c'è? Ma c'è un rigoletto. La mamma leva il sangue, leva il tuo. Chi sono libre fax. Moralità. L'humour corse. Je ne crois pas exagérer de dire qu'il remplit notre vie quotidienne. Pas une conversation où sa pointe ne se glisse, légère ou feutrée, incisive ou tranchante, parfois même féroce, quand elle habille l'injustice. Tintin Pasqualini, conteur d'histoires drôles, poète satirique, quelquefois féroce, depuis 10 ans avec vous, la Corse a son chansonnier. Et vous avez créé à Bastia ce qui n'existait qu'à Montmartre jusqu'à présent. Je voudrais que vous me parliez de cette expérience. C'est une expérience qui est valable. Mais seulement, il n'y a pas tellement de mérite, parce qu'en Corse, tout le monde fait l'esprit. En Corse, pour faire l'esprit, c'est très facile. Demain, on récupère 4 ou 5 bonhommes, on se met là à discuter. La première chose qu'ils vont faire, on ne discute pas de trucs sérieux. De suite, on fait l'esprit. Il y a une fille en Corse à Paris qui téléphone à son père. Il dit, papa, avons-moi un peu d'argent, nous sommes les patrons de Paris. Le père, alors écoute, puisque nous sommes les patrons de Paris, hein, tu n'as qu'à vendre ma part. Io lo spirito mi piace, ma preferisco le cose serie, poesia, fare così. Sono legato a fare lo spirito per fare la gente, ora dai, ora lo faccio. Quale? No. Ah, faccio una cosa. Guarda, mangi e fare. Ah, ma mangiate solo, lasciati, guardami. E sta l'altro non mi cava nella pappa. Sono pinzuti, sono noi e va questi qui. Chi è Noel Rocchiccioli? Un farceur, un poète, un philosophe ou tout simplement l'auteur de fables qui si tous connaissent? Mais il est plus que ça, c'est un personnage aux mille facettes qui pose sur le monde un regard émerveillé, bienveillant mais critique. E tuo cornaccio puzzicò, come vuole che te cacci? Puliva là sotto il ponte, ci sei? Stacci. L'aveva sempre pensata che sei un imbecille. Aveva cattato il vento, pescate le anguille. Poi avevo parecchi amici quantunque che si interessavano a scannaggiarsi, stiamo insomma a la parola corsa, l'umore corso. Yeah. Ce n'è parecchi che non si ripetano mai che non esiste.
perché fa la maggior parte giù a dire cose come le so, ma sai che le ha corse, no? Colomba, di quello prospero per me, quello un po' su manco vero, e da presa a me è stato quello che ha fatto più male la corse. Vuole lì le piatta la musetta? L'aglia musetta, la musetta è qui. Te la quanta? Dammi a me, passa, passami sa fare. Natale a Rocchiccioli, esofole, Natale a Rocchiccioli, scrivano, Natale a Rocchiccioli, attore, personaggio diverso, personaggio completo. Un giorno Rocchiccioli è di nuovo conosciuto come un re di ciò che li chiamano un naiaccio in Montasega. All'entrata di un paradiso, Santo Petruio cavacchiate. Sentro tu senza l'uso avviso e porterai un grande aperto. Tempête à la Seine, chansonnier dont la gouaille n'a rien à envier à celle des Titi parisiens, Hubert Barbaggio troque durant la journée son dictionnaire de rimes pour la sacoche du préposé. La maison, bonjour. Bonjour. Vas-y, on y va voir, on pas où. Eh bien, j'étais tout petit que je chantais, j'avais au moins 10 ans. Je chantais des chansons populaires. Et puis un jour, comme j'ai vu que je n'avais pas de voix, je ne pouvais pas faire le chanteur. Dans un concours de chant, on m'a sifflé, alors j'ai dit, je vais faire des chansons de moi-même, de façon à faire rigoler les gens. Hubert Tempête est certainement, comme le dit, le plus pauvre et le plus connu de l'artiste corse. Mais de nouveau, le plus arruinato, et quello qui traduce le meilleur spirito popolare bastiaccio. Tutti i giorni era un teatro, una vita di teatro. De che tu gli c'era vinta rola che muggiava, i pesci, c'è un muccico, va a fare una commissione, c'era il magagna che tutti che tu gli era così. E la pizza gli è così. Sei in più tu come lo dici, di magagna e di tenerezza. Maestro! Voici maintenant, en début de carrière, je rentre main devant, je rentre main derrière, et les poches trouées, je compte en banque vide, mais fier d'avoir été un être fidèle, j'ai pendant des années raconté des histoires, sans trop en demander, vous n'allez pas le croire, j'ai chanté de partout, et encore s'il le faut, au ciel, au purgatoire, en enfer et sous l'eau. Abbiamo visto la Magagna è nata qui in Corsica e tanto si ride di tutto. C'è sempre un caso oggi, secondo voi? Si perde appena, ma fa, c'è sempre qualcuno che... E poi c'è la gioventù che qualcuno sono magagnoli, eh? E quando si scrive, si può scrivere, c'era una certa libertà, si può parlare di tutto di maniera appena più libera. Oggi, per esempio, c'è gli sketch di Coluche, non potrebbe neanche più passare. Pensate che oggi c'è un'altra maniera di ridere. Dire che c'è un'altra maniera, bon, prima c'è più di preclusione, c'è mica di certe parole che dicevamo avanti. Fate enfin, caso. Abbiamo dovuto avvicinarci, voler capire. Allora l'ebica di Uvanale, che tanto tempo a scuola, era un'ebica beata e mi ha guardato un piccolo peso di un radaggio. C'è una pompa essenza nel mio paese, mo Rosaglia. C'è un bel tutti io nella pompa essenza e aspetta che una vittura saresti per fare l'essenza. Tu non saresti mai. Ma le passa che biciclette, biciclette. Dice, ma quante biciclette? Ma sarà possibile questa fare? Un giorno c'è lui saresti e tu, fatemi un pieno. Dice, che? Dice, ma di una bicicletta? Dice, no, metti l'essenza. Ah, boh, e dove si mette l'essenza? Un tipo che c'ha la sella e non tu vuoi negare l'estero che c'è l'essenza, eh? E tu non puoi mica appena olio, no, no? Dice, ma lui non si mette mica qui, si mette avanti, caccia qui don e non tu vuoi negare tutto l'olio. E mentre un tipo si mette in bicicletta, ma c'è qui, dice, aspettate, non accelerate mica subito, aspettate. Quando era portata in mano, ti là un po' un sciambolone. A geometria variabile. Pa! Dicevo, mi mette mica una vittura, dicevo, hai già la bruttiera, te ne hai scordato. Era degli adi. Era degli adi all'epoca. Era degli adi con tanta pascolina. E io quando ho cominciato a cantandello, una sera così ero vado come cliente, ma conoscevo di già,
mi ha fatto cantare, ha detto, e lui mi ha detto, quando è finita, ha detto, tu ti fai rigorì. Ma io ho perso rire. E anche per scrivere, di volte scambiava in una maniera di variare, di scrivere, di tutto questo? Discutava insieme? Discutava insieme di tutto questo, di maniera di scrivere canzoni, oui, di variare? Sì, 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 discutava. Ma intanto ci abbiamo, ci diciamo, boh, qua e qua là, hai fatto quello, hai fatto quello. Eravamo appena differenti, ma... E lui da Bulica ci andava di più che me, sì, va? Stebica, mi manca qua Stebica di un radaggio, di... E che manca, sicuro che manca. Hai dato da tempo quando c'è Manganocca, io ho un radaggio. Manganocca. E Manganocca gli ho fatto, fatto cabaret, e poi gli ho fatto per i giovani, così si chiama i giovani. Quelli non erano mica soli, che lui l'est c'era da lei, e cosa. Ce n'era per tutti. E voilà, era una famiglia, qua, era per fare una famiglia. Oggi, a maniera nuova, di va a Magagna, piuttosto in rete sociale, in telefono, in video, che è cambiato assai, di sono arnesi che mancano i cabaret, a fare così, pensate... Un cabaret manca un cabaret, io se ero più giovane non ne vedevo uno. Ogni tanto ne rappiate uno in Facebook, poi, eh? Anche in Facebook, sì, va? Allora, Nanta è detto una urta che è sempre udraca. A me ora, quando abbiamo parlato della scena, anche qua, 84 anni, è udraca. È udraca. Ma dopo basta, quando uno si è lanciato, ma subito avanti, sotto avanti. Quando ero partito in continente, ero di Ciambiaglio, una settimana, quindi era una beura di partire in continente. Ma dopo passava. E di qui chi mi danno, di qui la passione che mi danno Nanta scena. Io quando... Se sono malato, se io ho un problema, non importa come, quando canto, passa tutto. Ed è girato a Gorsi Casana, ma ed è sempre lavorato accanto alla vostra passione di Amagagna e di canto, ed è sempre lavorato perché? Era una scelta per cosa non volevo mica essere solamente artista, volevo fare tutto. Volevo fare un mestiere e andare a pezzi verdi e cantavo. Ma non volevo mica fare a campare con affare. Volevo manco essere ricco. E gli ho detto, faccio... Ci vedevate qui, un essere ricco? No. E gli ho detto, potevo. Poi dice, no, beh, potevo essere miliardario. E gli ho detto, potevo essere anche essere braccato. E tu, mamma, A lingua corsa è sempre scritto un corso, bon, anche per un francese, ma di una lingua che ti ha ubrato sempre naturalmente. Oui, oui. Sempre. Che vote tutto, Come la sorte. Come la sorte. Come la sorte, va. E dopo in fin di paese tutto bene, abbiamo parlato parecchi affari. Che paesani abbiamo parlato, abbiamo detto una volta, gli ho detto, sapete perché chiamiamo questo paese qui? Santa Ribarada. Per qua avanti, avanti di una chiesa, aveva un paese, fece una chiesa. E dopo fece entro un santo e una santa, ma non c'era mica nome. E su Don Agostino hanno fatto entro una santa, e la santa è cascata, e gli untuno l'ha riparata e ha detto, e lui ha fatto Santa Riparata. È diventato Santa Riparata. Avete lavorato vitrier, mi ha detto vattore, ristoratore, artista. E a ritirata, e per quando? E a ritirata, lavorando cantavo, tutta giornata. E aspettavo lui per andare a lavorare, c'era l'impienza. E dopo a sera... Cioè a Dicità, a mattina? Cioè a Dicità sia a mattina dopo? Cioè, devo appena ridarlo, ma vabbè. Allora, giustamente, mi ha parlato di ridirata, il mi ha fatto la transizione, c'était pas prévu, c'était juste écrit juste là, ma c'était pas grave. E mi ha parlato di ridirata, posto che c'è questa riforma che ha fatto, voilà, assai mondo in Caruggio, di un nostro sguardo di un mese. E per parlare di tutto questo, qui il nostro invitato François Diuigelu di l'UNSA a nome dell'Intersindicale e un nostro esperto sindicalista casano, Pierrick Nannini, di Agreva, ne ha fatto un mistero. Buonasera a tutti. Agreva bagata. Agreva bagata. Allora, Pierrick, siete andati a bistigare appena in dei cortege di manifestanti che i sindicalisti provano a mantenere a mosse. A quale hai visto e cosa si sente?
Allora, Sebastian, ce n'era di tutte mamme, uomini, donne, zidele, zidele e noi, ma per lo più in Carugio erano i gabbiani che lo tesugiale e li hanno conosciuto assai come quella del 89 e prima i trasporti. Allora, può pare strano, niente che non lavorano più e che si muoiono contro noi la riforma di Ridirade, ci spiegano perché. Io vago per sostenere tutta la popolazione che ha bisogno di essere un po' meglio, vago per la popolazione bulbo, quello che lavora, e vago per questo. Sono sempre valato e continuerò. Non pianterò mai. È un po' a morire questa, a difesa di giuri, di quelli che hanno bisogno. Penso che i giovani, oggi siamo una società in cui la gioventù ha perso un po' l'illusione in la vena, e questa è la conseguenza, ma noi siamo qui per rimpiazzarli, per aiutare per domani, per rimpiazzare, perché penso che se non si ne vede mica oggi, se non si vede domani. Di questa riforma ce ne saranno di più tocchi come one, carriere mica complete, tempo di lavoro mica pieno, tutto questo in più di bug più basse che l'uomo. Allora in Carugio si parla di Adilla, ma erano quantunque meno numerose. Je pense que le gouvernement n'entend pas ce que le peuple dit depuis des années. Et là, on en arrive à un point qui est insupportable pour le peuple parce que. Disons, nous sommes dans une situation terrible. On sait maintenant qu'on est rentré dans un système, le système par répartition qui existe. Maintenant, ils sont en train de faire rentrer petit à petit le système par capitalisation. Ça va être encore les plus démunis, les plus précaires, les plus fragiles qui vont être atteints par ce système-là, quoi. Donc non, il faut être là, il faut continuer. Elle est plus concernée dans sa réforme di Ridirade, les divorce indovinate, si parle di giovani, ma burro erano solo una manada in Carugio. Allora perché così poco impegno, allora in Corsica ce la va, genu a moesi in quantità pedastra fare, sentiamo la testimonianza di una legiana. Il y a moins de jeunes que de personnes un peu plus vieilles. Je pense que il y a aussi quelque chose qui fait que chez les jeunes, il y a peut-être cette peur de venir en manif, mais de voir qu'on est tout seul, on ose moins en fait. Et moi justement, bah, comme je l'ai dit, c'est ma mère qui m'a entraînée. Je pense que peut-être je ne serais pas venue sans elle. Et puis moi, je suis là avec mes amis aussi. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment oser venir en manif et, parce que c'est important. Voilà. In Bastia, Iaccio, anche Bortivetio e Mosse Zugiale sono state importanti, fecia anni e anni che si era più visto da un tagliante in Carugio, oramai diventa e la bene, dipende di ciò che si scioglie in su mentre all'Assemblea Nazionale in Parigi. François Vigile, allora che non parliamo, non sappiamo mica perché questa missione è registrata, ciò che si è abbassa in Parigi si è legge ad abbassare o mica, ma ciò l'andà più lontano in della mossa? Forse a Mabassa o a Idezza Superiore per Berra Pinuccia c'è la possibilità di fare altre cose tu e fare in cosa di sorte per sopra di questa formula, perché è veramente qualcosa di incredibile. Allora, c'era meno mondo che Rudio su Mercuri, ma di chi fa greve di noi e entra su mica bagadi, a Videcar, tannerà che per voi la mobilizzazione. Che, perché è l'ottesima volta che faremo in Carudio, per la prima volta di buon 95, che siamo qui e soprattutto tutti i sindacati, tutti i sindacati per la prima volta, e faremo solamente un'intervenzione dopo la mobilizzazione e di sicuro è figile che l'abbiamo capito, ma soprattutto ci sono che aspettano ciò che sta da passare per i deputati perché pensano che hanno avuto come lo giorno senza far passare senza riforma. In maniera generale i giovani, che esempio gli giovani, studenti, anche i giovani a lavorare, non c'erano mica poche mica in Carugio. Pensate che anche voi il vostro messaggio non è mica abbastanza addirizzato per questi giovani o no? Forse, soprattutto non abbiamo discutato anche in corti, siamo andati a Berra Pinuccia, all'università per discutere, e soprattutto perché i giovani infatti si mettono davanti per i parenti, dicendo, bon, ma andare per i parenti e tutto, perché così hanno una rete grande interessante e tutto, ma soprattutto è lì, no, a momenti...
Ci sono chi discutono, vedono che due anni in più non è mica essere nulla. Quando si ha un mestiere difficile, la portare, la fare direttamente anche tutto, e anche tutto il mondo, anche infermiera, veramente sono mestieri difficili. E due anni in più non è mica nulla. Ma poi cos'è che mi pare più ingiusto? Si deve contro la riforma, tutta la riforma non cambia nulla? La riforma una riforma, ma c'è la discutata, non so. E questo governo non ci ha mica domandato a discutare. Tutti i sindacati che abbiamo in Parigi, che discutono con il governamento, le discussioni si sono state veramente un mese, manco. Era già tutto giocato qua. Un basta amico. Noi abbiamo qualche cosa a dire, tutti i sindacati hanno qualcosa a dire per far avanzare, e di sicuro che ce la fa una riforma, non possiamo mica continuare così, ma ce la fa un altro affare che dimette due anni in più. Voilà. C'è stato un mondo scemo per se Francia, enfin, dappertutto in Francia, in tutti i paesi c'è stato un mondo scemo, e anche, enfin, il governo, anche questo mondo qui, un buon esempio in onda, per chi già aveva ammantuato e messo tutto il mondo in giro da Ulino, ma c'era stato la violenza. Pensate che la soluzione sarebbe la violenza? Mica la violenza, ma la azione fare... più radicale. È più radicale, hanno aggiunto e hanno avuto a Pinuccia ciò che gli vogliono, perché chi bon, noi abbiamo fatto sempre mobilizzazione, senza problemi, senza nulla, senza a discutere solamente tutto, a fare una discussione dopo la mobilizzazione e basta. Di sicuro si era passato qualcosa di superiore, ma tutta avanti, anche qui in Corsica, non abbiamo mai visto tanto mondo in Carugio, in Bastia, in Ajaccio, anche in Sarté. E abbiamo visto di nuovo un'unità sindicale, fece un paese, non si era più visto l'unità sindicale, la CGT a fianco a questi sì, a voi e noi. Pensate che qui di noi ha potuto permettere agli enti di dire, qua ce la farò anche voi? Penso sì, perché gli enti che è qui aspettano che tutti i sindacati si mettessero insieme. Quindi è veramente una qualcosa che è interessante per tutto il mondo. Tutto il mondo vuole così, non vuole mica un sindacato da una parte, un sindacato dall'altra, vogliono che tutti i sindacati si mettano insieme accanto a un tavolino e discutano insieme. Iber, voi l'avete già fatta a greva? Sì, 68. Greve della fame? Più di un mese. La mattina quando eravamo di guardia parlavamo la chitarra. Io dicevo, la mattina ho fatto così, dilli, sai è. Reprend, c'est qui si jeté par la fenêtre. Et dis-je ta mosse d'odie qui n'est bien ça, dis-je ta mosse à contrarie d'irade qui n'est bien ça de voi. C'est un imbroglio, Ustine. Enfin, qui l'idée a ridirada, normalement, non a beaucoup d'existe. L'homme travaille avec tant que le beau, et dopo sceglie cosa lui vuole, quand il le reste à beau à campar. Nel mondo d'artiste, seria così. Sarebbe così, normalmente. Allora, Pieric, cosa aspettano infine in Cherugio? Ci si pare che al di là di Arridirade c'è una zerga sociale maggiore, anche di più. Sì, Sebastian, per Cherugio già c'erano assai ondere sindicali, molto di più che l'unità le muette gira, e quindi è già una farone, ma si è visto di nuovo striscione, pannelli assai, la maggior parte di sicuro in lego questa riforma di Arridirade, ma mica solo, posto che a Uida Gara era in core di pensieri di certi. Faccio partite tutto ciò che i giovani, chi partecipa a scoraggiare i giovani. A vita gara, una vena incerta, penso che di conseguenza per voltare ciò che noi diciamo non si dà l'assenza di certi giovani qui, anche se ne vengono dunque qualche adulto. In Corse on paye cher quand même le transport, etc. E le fait que nous soyons un petit peu isolés, et c'est sûr que ici en Corse c'est un avec des salaires quand même qui sont très bas en Corse, hein, comparativement au continent, me semble. Pare che di più che una sola zerga contro la riforma di Arridirade, siamo in Corsica in bulidie di barretti a fare, a crescita dei prezzi, l'inflazione, o costo di vita, e quando si sa che in Corsica 20% di corsi giusto appunto campano in povertà, la situazione sociale è ben infiarata e qui un pare un cubante a cambiare. Alors, ça a eu d'agar, i brezzi nei supermarché, l'essenza di tutto questo, di a pian conto, un copio di travaglia oggi un sinesorte mica, a spesso, o certe baghe, ciò a pian conto di tutto questo, di no, oggi? Di no, perché ad aggiungere dopo,
O primo finisce sta riforma di Ridirade e dopo alla Junge, perché è troppo difficile per tutto il mondo. Quando andiamo a comprare certe affari, bon, abbiamo visto che da 10 al 15% tutto è aumentato di buon mese in agio. E forse ci dicono tutti che hanno veramente i super servizi, ci dicono che al momento ad essere 20%, forse un mese in maggio e di giugno. Voilà. Ma sbagliato. Di che la fa? Negozia da tempo l'ITRC, Sabrina il trasporto, ancora questo, la strappata, on basterebbe manca appena. No, che non è nulla. L'ITRC chi dice? È veramente un massimo di 40 euro a mese a persona. Ma lascio certi sindacati di patroni, un polemica, perché fa 3 anni che discutiamo tra sempre tutto un intersindicale per fare i terzi che vuole indennità di trasporto grosso. Per fare che quelli che sono, che lavorano e che campano 20 km o di meno, essere qualcosa per comprare l'essenza o tutto questo. E certi sindacati, allora certi sindacati di patroni vogliono, non c'è problema, fa 400 euro per l'annata. E c'è il più grande sindacato ci dice. Non dico mica il suo nome, si dice che no, che 400 è troppo, andremo a 300. E faccio 3 anni che si terse un c'è mica. Dunque, veramente, hanno fatto qualche trésor di guerra, diciamo. Voilà. Il y a de plus en plus de travailleurs pauvres qui s'ajoutent aux chômeurs, aux étudiants qui sont dans la précarité. Beaucoup vont au Resto du Cœur ou dans d'autres organisations. Vous avez réellement des inquiétudes sur un écart qui est en train de se creuser entre les plus pauvres et les plus riches, des inégalités qui sont, comme on n'a jamais vu. On s'en aperçoit, ça existe déjà, et donc il y a des gens qui viennent nous voir en me disant comment on peut faire et tout, comment on peut défendre un petit peu cet état-là, et on les défend comment? Eh bien, en allant voir un petit peu, en discutant entre nous, comment ben, pour mettre un petit peu en place la collectivité, il y a 2-3 ans, avait fait au niveau de l'essence et au niveau des prix certaines avancées. Avec bon, la conférence sociale. Voilà, qui sont restées un peu lettre morte, et donc on va essayer, sans doute, je pense, entre nous encore, de voir un petit peu comment on peut faire avancer les choses aussi là, à ce niveau-là. Mais il est évident que si la réforme des retraites reste avec le 49-3, qui pour nous, et c'est une ligne rouge, hein, le 49-3, ça montre vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui est pas bien ici. C'est-à-dire que si maintenant on n'a plus besoin des députés qui ont été élus, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du peuple, eh ben tout, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Est-ce qu'il faudra, malgré tout, au vu de la situation, les prix spécifiquement élevés en Corse, des mesures spécifiques pour la région Corse ? On pense que si, bien sûr. Bien sûr, on l'a demandé encore au préfet et tout, quand on est allé le voir. On est allé voir quand le secrétaire de M. Dramanin est venu et tout. On lui a expliqué au niveau des prix ce que coûtait. La baguette de pain et tout le reste, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est une prise directe de ce qui se passe et ce qu'on vit nous ici. – Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ?– Qu'il allait étudier le problème. – Alors Hubert, boy dino, le deganta dans custa stabuerta savidagar, stiamo a sent un pezzo di 31 du jour de l'an. – Oui. – Et ne parlez-moi dopo. – Nous devions aller le 31 du jour de l'an, tous les 5 manger au restaurant. Mais mon employeur, ce jour ne m'a pas donné la fameuse prime que l'on appelle fin d'année. Alors ce qu'on a fait, on est descendu à l'épicerie où nous avons pris une boîte de riz, un peu de fromage, quelques tranches de saucisson, mais pas de nougat. Et non plus de calisson, son 31 du jour de l'an. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a ri, 31 du jour de l'an, bouillon cube et vache qui rit. Alors, pourquoi est-ce que tu as studé ma guide? Quelque chose qui va tout cas d'assai? Mais après, et Rubitrier, et tu m'as vu, oui, et tu as vu un travail, ou des autres. Mette vedi. Io padrone ha detto, bon, te è venuto, ti pago. Ma era un pezzo di papà amico. Ha detto, bon, andiamo a finire, siamo più ora, io,
mais dans le corps piment, là, au marche, t'es où. Il y a tout, ben, c'est aidé, quand même, vide, vous voulez m'en cacher. Si mon bras, dit, et au bâton, on ne l'a vu. Et là, mon bouchard, dit, on a pas à manger quand même, au bout d'un cube. Et fallait, bon, là, pas, et on m'a dit, le stesso, moi. Et je me suis mis dans la peau des autres, ceux qui ont, quand on a encouru, est malheureux, oui. Che mi ha avuto tutti in Kendegheru, gli avamie, e gli ho fatto come tutto il mondo, quelli che hanno passato le giornate così. Allora, toccherà forse ai politici di sciogliere su Gabbadoglio qui, di avere garna, ma parla appena in noi di politica e a nostra cronica. Allora. Le pagine sono aperte. Regalino. Corse vient au lieu d'accéder au pouvoir régional. Per carità, io voglio fermare un petit peu. Non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Que l'on fait assez comique, hein? Abbiamo avuto un mese assai politico con un scontro in Place Beauvau con il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e due visite in corso di Gérald Darmanin. E si può dire che le realizzazioni non sono più che scudrate posto che Gérald Darmanin è venuto due volte l'ultima a dire il 18 di veraggio scorso è scalato in Balagna a scontrare gli amici in Chantini e la Novato Zabè. Moi aussi. La torche. Alors, ils se sont serrés la main chaleureusement plusieurs fois, plusieurs reprises, et en Chantigny a même offert des petits cadeaux au ministre de l'Intérieur, enfin presque. Alors, la médaille, je vais faire te la prêter. Face à nous, monsieur Merci. Pour une raison toute simple, c'est que le graveur, eh bien, a son échoppe qui est fermée, bon, et qu'on ne voulait pas mettre une date qui n'aurait pas été celle où tu aurais mis les pieds officiellement à Calvi, donc je vais la récupérer et je te la ferai passer naturellement. Donner ses données, reprendre ses volets, la visite s'est poursuivie et chacun avait son programme, notamment le ministre de l'Intérieur. Un petit apéro au Rex où personne ne se laisse prier. Un petit vin blanc alors. Puis au bord de la tour, chez Didier Bequerai qui a un peu balancé le préfet de Haute-Corse. C'est monsieur le préfet. Ça devient sérieux. Les pains de charcuterie. Ça s'appelait pas le bar de l'amour ici avant ? Le bar de la tour, le bar de l'amour, ça vaut le détour. Il vient souvent le préfet ou... Il a sa table. Faites gaffe. Ministre, on a toutes les photos. Et monsieur, on vous fait suivre. Et monsieur le sous-préfet, où est-il ? Je soutiens la production locale. Alors on rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. La charcuterie, en revanche, moins visiblement, si on en croit le ministre de l'Intérieur qui s'est resservi à quelques reprises. Petit morceau de saucisson. Un penail 11. Tendon pizza. Elle était bonne. Regarde, pour Sandra, un petit muscat, quelque chose. Encore un petit peu. Discrètement. Et un petit cornichon pour la verdure, ça fait du bien, ça équilibre. Et voilà, une bonne ambiance, on a vu. Hein. Et idem, le lendemain à Corté, où Gérald Darmanin a déjeuné avec un conseil exécutif tout sourire à l'image de Gilles Simeone, qui visiblement veut faire concurrence aux humoristes. On n'a pas compris la blague, parce qu'on ne l'a pas entendue, mais... Ça semblait très drôle, en tout cas. Vous avez vu résider des noms qui cambient nos relations entre la Corse et Paris. Et dans ce temps, on est dit au gaz où Père Ribrez a des discussions et où l'indomane est dit à des jugeons en compte à mise à liberté d'Alain Ferrand. On nous est rabbin mais sur Paris où se garde plutôt tout zéro et à l'ultima tu un homme qui s'est imbida au président de la République Emmanuel Macron où il dit mon test de vieux est firmé au pendant tout nord et toutes les lettres y en ont parlé de donc j'ai souvent te dit à Barthé du Stade. Alors, tu as dit qu'il a fait, il sera nous à Paja, des couets, des gijons, et Nanta, Alain Ferrand et Pierre Alessandre, il m'a dit nous, d'où ils y manent, Nantes, à l'occasion de l'anniversaire, ou de l'assassin, ou de Claude Rignac, et on discours sur des badges et d'Aumich, ou de l'interne, on discours sur qui est des stades au Saludato. 25 ans après la mort du préfet Rignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Alors, un discours sur Dibadj, et qui est dit que l'homme a ri de nous, mais pas tout le monde, qui est barigine de l'émission des quotidiens, elle a nourri de nous de gué. On va aller en Corse, donc on va se visser sur nos sièges, ne plus sourire, prendre une voix plus grave et dire salute. Et regarder les images de France 3 via Stel.
Salut à tous, Thierry Gradiabi, DC Gounoï, édition spéciale consacrée à la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 3 Corse via Style. C'est l'heure des pro-Corse. Albertini, Romain Colonna. Salud, François-Xavier Ceccoli, président Bonjour. De la Fédération LR de Haute-Corse. Bon. Pascal Zagnoli, secrétaire national du parti d'Udiana Gione et Corsa. Salud à Boy. Salud. Salud. Vous vous êtes fait bouger, là. Je bisque. J'ai en effet bisqué pendant longtemps. J'ai réfléchi à comment on pouvait répondre. J'ai hésité à imiter l'accent parisien, faire des blagues, mais je n'arrive pas, ce n'est pas mon métier, ni ma passion. Donc, du coup, on a préféré laisser répondre Jérôme Souzigne d'RCF. Je vais raconter une histoire de cul, j'ai le droit à cette heure-ci. Je vais juste vous expliquer un truc. C'est un petit coucou, je n'arrive pas à lever ce fauteuil à notre ami du quotidien. Yann Barthès, hein, voilà, je voulais dire, il se met comme ça, derrière, j'arrive pas trop à faire, je sais pas comment il fait, puis il saute, comme un zébulon, il saute, il est rigolo, parce qu'il est fort en magagne, nous, c'est moderne ou fort, il magagne, nous. Je veux dire, vive le service public, vive France 3 Corse via Style, vive France Bleu RCFM, salut Yann Barthès, et puis foutez-nous la paix, la gade de James Page, parce qu'on a besoin de paix, vous aussi. Allez, à bientôt, merci. Au revoir, Yann. Voilà, c'était juste une gonfle. Ça sortait du cœur. Bon, c'est vrai que vous êtes un peu triste avec vos saludes. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'écrire des chansons, d'essayer d'écrire. Il faut juste dire salude. François-Luigi, de manière plus sérieuse, dans ce qui se passe en Paris, ce qui est discussion trattée de nous, du sujale, de la bene sujale di Agorsi. Oui, mais fin à moi, on s'y met mica, on s'y met mica in un corpo, voilà. Ben diremmo isto, dunque, come l'ha detto il segretario di Darmanin, che ha discutato un po' chi è che poi muove avanzare tutto, ma non abbiamo mica discutato di, soprattutto di l'autonomia o di altre cose. Siete a favore dell'economia? Sarebbe un rischio per Agorsi o no? Ce l'ha discutato, perché no, l'organizzazione sindicale, l'UNSA e l'altra di noi, non sono mica organizzazioni che fanno la politica. Siamo qui per difendere tutti i lavoratori e dunque soprattutto ma abbiamo da discutere e a dire un po' so che ne pensiamo o no. Ma se... Beh, boh, può essere una buona o piuttosto un pericolo? Mi dico che può essere qualcosa di diverso. Qualcosa di là, hein, così tratta di andare come a Bolinesi, forse, dunque, assai assurant chômage, tutto che sarebbe ancora un ben per Agorsi, che deve qui o ce la mette il limite? Allora, di ben, ce la mette il limite, di sicuro, ma ce la bere in tutti i casi, so chi è o migliore per noi. E qui abbiamo da discutere tra di noi, tra le organizzazioni sindicali, perché non abbiamo mica gli stessi. La stessa di maniera di avere di sicuro, ma tutto si deve fare insieme, così penso che la fa sarà più interessante a fare e può passare più meglio per tutto il mondo. Hubert, poi l'autonomia, pour ou contre? L'autonomia, entre les deux. De la banda lì, a fondo no. L'uomo politico è sempre magagnato con tutto? E una volta di tempo, di meno, si domanda qualcosa per le feste, tutto questo. Sono andato a Milù, e a me non c'è nulla per i buoni. Mi ha dato un caffè con due zuccherilli. E gli ho detto, gli ho dato un caffè, si muove lì gli arrilli qui. Ha detto, perché chi buri tu? E tu sarai d'occa, Sara, quando che tu perdi i tuoi galloni. Ho spesato di croce che tu sì. Calmatevi, calmatevi. Non c'ha pas dei nomi qui. Sempre un amore di tutti desti. François Vigili, ben mi ringraziamo di essere stato con noi. Vi preghiamo assai coraggio per eseguire di questa mossa che è anche a pianta. Salute, vous pouvez le dire. Oui, salut. Salut. Eh bien, così mostra con tu che Parigi ci veglia non più. Ah, che di bene. Donc, voilà. Non, di bene. Ci faccio valà, ma... Di bene. Faremo valà la prossima volta, faccio un'onda. Bon, noi siamo da stare con voi, Hubert Tampete, e mi parla di vostro paese, di Terravecchia, Uitio Borto Iuastia, e mi accoglie a François-Albert Bernardi, che è andato a Bistiva quella. Alors,
Alors, et des saoud, François Albert. Saoud. Ne fais rien quand même, saoud. Ah, on m'a dit bonjour. Bonjour. Salut. Alors, et des biens d'estrette, du Etchuburtu et du Umerka, per andare a bistiga, abede e ante i loghi du Bertampé. Et con Cristian Giuliano, d'arrido a Gamera, si manda da cercare testimonianze, in deu tempio di Amagagna, si bodi, Bastia, e conosciuta sa ibeque. S'agida è composto da Barretti Baese e Oscio Baese Uber di Uetioborto, più precisamente tra Obuntetto e Marina, e ci avete passato donc, tutta la vostra gioventù e quasi tutta la vostra vita, si può dire, e sono state scritte queste parecchie canzoni, parecchie amicizie si sono fatte, un tempo è stata l'osteria di Ascaletta tra Oborto e San Giuacca, servuto di QG, di quartiere generale, si può dire, e si è andato a scontrare un compagno di strada, ci ha accolto e ci ha contato qualche ricordo e stonde vastiacce. C'è davvero un libro, ne abbiamo fatto del mente, mangiate di zinziri, di anguille, di tutto. L'abbiamo fatto. Un giorno eravamo 17 a mangiare qui. E il vero, e la sempre che ti cacciate, eh? Dice, ora mettiamo 10 franchi per voi e giochiamo 17. Ah, mettiamo 10 franchi per voi. E ho portato due sovradelli, ma il 17 era quanta merda, 30 conto, pensa, manco mangiare margherita con delle corie, non tabberose. Un altro 17, e ho portato un gioco amico 17, faccia che perdiamo tutto, buttiamo la roba. A Magagna, qui, simulatica Magagna, ognuno ha il suo giorno, ci stuzzicavamo, facevamo che coneria lì. Il vero era troppo, di un uomo troppo raro, troppo. Allora gli ha fatto la canzone «Vetti Bastià», venivano i sedelli e regalavano i dischi. Ha detto «Cosa devo pagare? Io lascio il cuore». Allora dalli. Il vero è così, il vero bravo come questo, ce n'è poco, dirà di. Che uomo è morto. E invece ho morto, c'è dei campati, ma una volta è scorsa ruta, in 43, mi pare, non c'era di mica invece ho morto. In 43 no, era un'erba longa, eravamo refugi. E questa casa era stata bombardata, così? La casa è stata lì, e anche un poco mi trovo, saremo gusti, mi trovo i piedi fuori. Il casale era creato in metà. Ma al di là di campacci di questo quartiere qui, ci avete lavorato assai, ho avuto due commerci in questo quartiere. C'è stato, sono stati nella memoria di tutti i vastiacci, di tutti i corsi, di Corsi Gabar, per esempio, che è sempre un'istituzione a Oa, e di nuovo a Ostra Bizzeria, che è l'ultimo stabilimento che è tenuto. Certi si ricordano di Bizze, di Dorte Igege, ma di nuovo di Stonde di Spertire da Peridio. Sono dei spertieri che sono assai conosciuti di noi, quelli di Orange e Mangano, soprattutto gli anziani ci hanno contato ciò che si passava dando, e un membro di vostro fan club si ricorda di la prima volta che lo ha visto qua. All'epoca, sai, i miei parenti sortivano sempre in Bastia, sempre a vista per vedere i gabarie e questa affare qui, e giunge Orange e Mangano, io rancio di due daulette, guarda, con la rei passava. E beh, scopo, sto in Bertampetto, sto famoso in Bertampetto, mi pare una affare, un extraterrestre, voilà. E c'era un'ambienza fantastica, canti, giochi, e anche il pubblico faceva parte di ospedale, diciamo. Bon, per parlare di voi e della vostra vita, di Giulia di non qualche sia che vi conosce assai, ma stavolta non è mica un fan club che mi trovo a sortire da un concerto, di sicuro la vostra più grande ammiratrice. Il può se lever le matin à 6h et écrire de suite sur un papier parce qu'il lui est venu l'inspiration en bagne. C'est comme ça, ça va lui venir, ou il va avoir regardé la télé, il y a un fait divers qui va le faire rire, il va avoir de l'inspiration, il va écrire de suite. C'est quelque chose qu'on a en famille. Après, je suis née dedans. Je veux dire, petite, et j'ai été bercée par la Magagne, avec Imantine, avec lui. Donc, je suis née dedans. La famille, on est tous nés dedans, quoi. On aime tout ça. Le Vieux-Port, le marché, la rue droite, c'est les quartiers qui me rappelleront toujours mon grand-père. C'est ces quartiers, c'est là où il est né, c'est là où il a commencé.
mon grand-père, il ne faisait pas ça pour être célèbre, en fait. Il fait ça parce qu'il adore faire ça et que pour lui, le plaisir de voir les gens sourire, rire, maganer, c'est son truc. C'est pas la notoriété qui l'intéresse, c'est pas la célébrité en lui-même. C'est ce qu'il fait vraiment, quoi. Et il le fait avec le cœur, parce que c'est ce qu'il aime, quoi. À 84 ans, il est encore là à tourner dans certains villages, dans certains bars encore chez nous. C'est comme il a dit lui un jour, il fera comme Dalida, il mourra sur scène. C'est sa passion. On ne peut pas lui enlever. Ben, hier, je discutais déjà avec une personne quand elle a su que j'étais sa petite fille. Il me disait de magagneur comme lui, d'humoriste comme lui, Bastien, on n'en trouvera plus. Ça restera la mascotte Bastiaise, quoi. Est-ce que vous inspirez, vous allez prendre la suite peut-être? Non, il est trop fort. Bon, les dégâts dans une thèse, hein. Oui. Et mon cher Touyor, nous guichera ça event au machin, ben filmer la vie d'Hubert Tempête, le jour de la tempête, la rise, ben ça s'invente pas, excusez-nous. Je n'ai pas compris. Ah, c'est pas compris. Je t'ai rendu la rise, je t'en moque ici, mais attends. Alors, Hubert, Jean-Jean Lovery, Nia Ostraviolini, Sodare d'Aboy, d'Altron, et au Boubli, ou Tramindoui. Va tout bien, Dieu. Voilà, il va genou bien, Dieu, moi, je trouve l'émotion, parce que c'est dire une biga beada, une biga di rise, di magagne, di chiogne. Ah, c'est sûr, oui. Eh. Et moi, je suis pensé, ma, je voulais la rise. Fais aperti à des ribosti, la rise. Ah oui, c'est stata di no dura, de parlato di a guerra, dopo di no, non c'era mica sempre i soli, tutti a spesso, donc ci sono stati di noi guai. Ci sono stati di noi guai e difficoltà. Sicuro. C'è stato qualche dono, era mica grave, drammatico, come diceva. E tutto il mondo dice Hubert è generoso, puoi essere ricco, hai mani dove non hai, di Hubert, di verità. Penuccia, va. Eravamo abituati mica, noi mica Ruggio, Ciancughi che era, ci siamo allevati insieme. Andavamo un po' soli, che uno gli mancava un cento come erano cinema. Esperti e moeri, tutto è. E dopo quando hai avuto due, io ho detto quello non mi caso l'impaglio, sapete cosa? Dopo quando venivamo amici, facevamo una serata che non ci potevo mica andare, non era mica moneta. Quando venivo mi facevo ricontare tutte gli erogonelli in un film. E avevo un film all'ultimo, mi ricontavano, guarda. François Hubert, on n'est mica venu dans votre chronique, non? Ah, on n'est mica venu dans votre chronique, non? Il y a pas un long, non? Mais déjà, si mon entourage est sous ville, mais j'ai eu la violine de la grande drache de Magagne et d'inspirer de nous. D'autres générations, c'est au cas de Magagne et de Mantini, qui ont compris bien de la guerre pour bien dire au rostre dub à Mairie. Bon, et lui, quant à moi, c'est José qui a lâché de Gabelli, mi pare. Ma stata sente. Ah, une vata canzone, è stato un proposito, non hai capito. E antichi a chi ci strappa la fiche e tutto via. Io ho una affare di scemo, RCIC di Funedi, voilà. Mantini, on a reçu une lettre de la CGT de la mairie qui nous dit si vous diffusez cette chanson à mairie, à Guyenne, à mairie, à la chanson Hubert Tempête, si vous continuez à diffuser l'œuvre, on vous attaque auprès du procureur de la République. C'est quoi ça fait? Mais j'ai enterré mon prix, j'aurais hop, on y va. Et c'est pas ça le gousi. Et à partir de là, on n'a pas pu se défaire de la Magagne. Voilà. Ça, on va dire que ça a été un carton. Voilà. Alors, vous voyez, il y a des exemples. Penuccia, quand on est ascolté, on peut dire Stoudube à Mairie. Il est 7 heures, ils sont déjà là. Sous tout y prend à travailler. Ils entament une discussion de politique et de ballon et quelquefois d'augmentation. Alors Hubert, dopo a Lidica non mi piace mica, dopo questa Liga a Lidica quasi c'è te, non è più cantata la canzone, ma non c'era mica cattivezza. No, c'era no, ma sta sentendo c'era a famoso gioia a Maria, a due sette viole, un mondiale bello. Era stato Piscatore in un prima. Piscatore. E quando c'era un corso al mercato, e avevo fatto, era sortito il disco La Mamma di Aznavour. E da mattina a sera andai quasi e sentì anche Ruggio. E sono venuto in strada, ti contando le brie, mi ammuro di là. E ho detto, sentivo che qui. E dopo mi è giunto un cuore così,
ils sont venus, ils sont tous là, sont tous pronti à Troia. Et tu m'aspettes lì. Et j'ai écrit la canzone. Et c'era un corsi grande, or Pascal. Et c'era 3000 personnes, tutti quanti schivo a Tilly. Et c'era parecchi cantatori. Et c'era l'orchestre, come si chiamava? I Vittels, sai cantano i Vittels? Corsica. Il y a tout. La maman. Ah, nouvelle chanson, un tube, ils vont nous chanter ça. Et tout, enfin. Et l'orchestre me dit, j'ai écouté, quand je dis, comment tu l'apprends, la tonalité? Tu vous en es heureux quand tu as cappella. Et moi, ils m'ont donné un accord que ça, ça m'allait bien. Et commence. Il est 7 heures, ils sont déjà là. Ils sont tous prêts à travailler. Ah, Maria. Tout le monde qui part à ride, 5 minutes pour reprendre la suite. Après, il y a le résultat, il y a les applaudimètres et les notes. Alors, la mairie a tout et la giunta, tout y est, qui eren davanti et nous donnent. Tout y dice, mais nous donnent. Dice, non t'a dice. Hein? Et dopo, l'applaudimètre, ça restera non plus. Ah, monsieur Soufiani. Il est venu hors concours. Il a tout à l'affaire, il ne pas tout scrire, lui. Et parce qu'il avait le disque à faire et tout. Et mi ha dato un tiadimento. Allora, su cognome, Tampete, come è nato su cognome di Tampete? C'était ma question. Allora, cognome di Tampete avviene dell'estate. Andavamo a Florenio per l'inverno, perché il pesce non era mica chiaro, eh? E moi, un giorno, avevo dei giorni, io facevo Bolivane. E gli ho detto io, papà, dico, ma sveglia, mi ha 4 ore, cioè a parte, 4 ore. E io che dico, io una partita di piacere. A pescare, che collavo, in Damacchia. E facciamo una pari, il Pie Musigone, a Grande Sega, a Biola, andiamo in Damacchia, ero scarso, pieno di pruni. E cominciamo a tagliare legno, bon, dopo ci voleva fare legno. A mettere un altro arco, dopo ci voleva fare una bastia a Schergallo e dopo a curarlo in casa, perché abbiamo una grande cucina e mettiamo questi. E mi ha detto, domani veniamo altro via. Io ho detto, no, non vengo più. Come non vengo più? Vedremo. E io, ma dilli come vengo mica, non ne posso più. Quella. Vedremo. E io più la brava finestra, erano ore di sera. Tempête, tempête. Il lendemain, un mare, mi sveglio, erano ore di mattina. E tu mi come mica svegliato, guardo il mare, alzato. È stato cognome. E sono stato un cheruglio, tutti in finestra. Oh Anna, chiamava la mamma e dice, o dobbiamo non fare che mugliare, che cosa? E face tempête, 1000 tempête, e mi hanno chiamato tempête. E dopo... Quando io canto la prima volta davanti alla fiscia, tampetta la rinilla, un po' un balenimo. tampetta la rinilla. E io ho cominciato con stile, mi bagavano, ste peietto. E dopo io ho continuato. C'è qualcosa in da vostra carriera che vorrei ridire o mica? Eh? E dei rigretti in da vostra carriera? No. A fare di nulla, ma se ti arriva faccio un cubiglio. E a vostra canzone, a vostra preferita, quale sei? C'è parecchia, perché dopo ho fatto i pastià, c'è il Paradis, di una dopo, come sai, ho fatto che ci teneva a sa, 30 anni giù di là, per me è una delle più belle, eh? E dove canzone Bastiacce di Gherugli, quella per cosa ne ho fatto canzone. I concerti hanno continuato torna per sì, sicuro, devo chiamare un inno.
Ah, c'è una canzone che ha marcato assai di Où vas-tu Bastia, quando l'hai descritto, ouais. Gira una mossa popolare tremenda. Ouais. Come è nata questa canzone? E questa canzone mi ha detto, bon, e ha detto, cos'è, come si chiama quello che ha fatto l'altra canzone? Quello che c'è craso la sigaretta, questi, come si chiama? Non lo so più. E ha chanté la canzone, cette fois on l'aura. Perrac. Perrac, Nicolas Perrac. C'est moi le plus jeune, mais visiblement. Ha detto, qu'è canta Tino Rossi? J'ai écouté pendant toute ma jeunesse. Ha detto, qu'è canta Tino Rossi? Qu'è canta Tino Rossi? On conosce nome Rossi, è ma guagnà, è morì. Ma siamo noi che muoviamo, stato, così. Ha detto, boh. E ha detto, ne faccio uno anch'io. Ha detto, ma io faccio stile corso, di noi, nostra mentalità e tutto. E gli ho detto, ci sminui i muedi. E gli ho detto, sei tu fatti Bastia? E gli ho preso a Lisbona e l'arte subito, cosa va con la cosa? E gli ho detto, io gli ho pensato che io non canzone come l'altra. È un successo scemo. Bon. Nicolas Perrac, donc Sébastien, pour votre culture générale. Je récupérais l'encyclopédie, du coup, comme j'ai donné la réponse. Bon, je m'ai écouté, je t'ai grandi, c'est Hubert Tempête, tu es de la grande ta, parce que tu as vu, dans cette émission, je m'ai grandi à tous les gens qui nous ont travaillé, je m'ai grandi à vous et à nous, pour cette émission. Grâce à vous, Sébastien, pour votre travail dans cette émission. Je m'ai grandi dans cette grande qui est de voir ici, en live, où vas-tu, Sébastien. Je m'ai grandi. Où vas-tu, Bastia? Je vais à Lisbonne, je te plains là-bas, car il n'y a personne qui puisse t'aider. Qu'est-ce que tu espères? Tu seras vidé, tu n'es pas les verres. Ça ne fait rien. Ta 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 là-bas, dans les ta. On s'amusera. Bastia est parti à Lisbonne, les cloches. On s'en est pour les cloches. On avait annoncé, croyant sans doute avoir la victoire dans la poche. Mais elle a terre le coche. Elles se sont coincées. Allez, Bastia, du pays des cocagnes. Allez, Bastia, car il faut que tu gagnes. Bastia a gagné 2-1 à Lisbonne. Oh, il met quand tous bognes. Pétard bombe épuisé. Vois-tu, Bastia? Sur les agnons qu'on ch'taine, juste plein là-bas. Et j'ai de la peine, dis-moi, brin de paille, qu'est-ce que tu espères? Tu n'es pas de taille comme le sont les belles. Cela ne fait rien, ta 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 ta, on s'amusera. Bastia est parti ce soir, agnon qu'on ch'taine. Ça a été le vent stern et la poule en délire. Voyant sans doute avoir la victoire dans le sac, la bande à Cahuzac n'a pas voulu mourir. Allez, Bastia, du pays des magagnes. Allez, Bastia, il faut que tu le gagnes. Bastia a regagné, toi deux qui t'impesta. Dis-je bonne qui pesta, Bilou d'Orta et Veigné. Vois-tu, Bastia, me ne vont Torino, tu mourras là-bas. Oh, poverino, dis-moi, puceron, qu'est-ce que tu espères? Tu seras marron, tu n'as rien du verre. Ça ne fait rien, tac, là-bas, retourner, ta-ta-ta, on s'amusera. Bastia est parti à Torino dans la neve.
questa sera non vede e ti posi le tretre. Ils ont chanté un cœur marseillais d'un italiano, croyant qu'il piano piano, ils allaient nous le mettre. Allez, Bastia, faut que tu regagnes. Et si c'est oui, on sabre le champagne. Bastia, regagné, toi deux à Torino, pour qu'il se bogne du vino. Les clameurs se sont tues. El Toro est tombé et est mort à la barca. Les mugaccia di amaca. La fête continue. Merci. Je suis très heureux.